ragazzi, è fatta, il Palermo è stato acquistato. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video, bentornati. E il Palermo è ufficialmente stato acquistato dal City Corporation, dal City Group, ragazzi, dal City Group. Andiamo a parlarne, perché c'è qualche spunto molto interessante. Vi anticipo subito, do i crediti a Sequel, perché qualche cosina gliel'ho rubata, qualche chicchetta, quindi non venitemi sotto nei commenti a insultare perché ho detto le stesse cose. Ma comunque direi di parlare, perché ragazzi è stata acquistata dal gruppo del City, e il City adesso ha anche più squadre, perché non ha solamente il City, ma il Manchester City, il New York City, Melbourne City, hanno il Girona, hanno il Troyes, mi sembra, hanno una squadra belga, hanno il Girona, l'ho detto, ma c'è qualche altra squadra che hanno. Hanno varie squadre. E praticamente, cioè, gli mancavano solo la Germania e forse hanno il Boavista, la Germania e l'Italia per avere tutto questo. Ma in Germania, ragazzi, c'è una regola che blocca il calcio, che blocca per fortuna questi investitori, ovvero la regola del 50+1. Perché ragazzi, le quote del club non sono di ogni dirigenza, di ogni proprietario che avviene. Ma in Germania c'è questa regola del 50+1. Vi consiglio un video di Giano Sport, ragazzi. Il buon Giano Sport, interista tedesco, chiamatelo come volete, in cui ne parla del Red Bull Leipzig e di cosa succede. C'è questa regola del 50+1 con il 51% che, pur non essendo fatto vedere, appartiene ai tifosi, cioè appartiene, ragazzi, più del 50%, 50+1%, quindi il 51 appartiene ai tifosi, che decidono loro se volessero quel proprietario. E quella regola difficile, perché Red Bull, ragazzi, a ciò che ho capito, aveva provato a investire da tantissime parti, aveva provato ad esempio il Monaco 1860, ha provato da tante parti, e in Germania c'è questa regola che, pur limitando tanto il calcio, ma io sono contento, preferirei che mi rimettessero il calcio e mi mettessero la regola del 50+1, è una regola bellissima, perché danno proprio, tu sei il tifoso, sei il proprietario della squadra. E secondo me, ragazzi, io se avessi una squadra di calcio vorrei proprio che decidessero loro chi avere come proprietario, loro chi deve giocare il titolare, e spero che da qualche parte si inizia a farlo. Ma comunque, adesso ce l'hanno fatta in Italia, hanno preso il Palermo. Però, dati alla mano, a parte il Manchester City, chi è che ha fatto veramente bene? Allora, l'MLS non la contiamo, perché ragazzi, l'MLS è stile NBA e tutti i campionati americani. Perché? Perché da ogni anno, cioè, proprio si ribalta tutta la situazione, perché c'è il salary cap, c'è il draft che ribalta la situazione, metti che c'è il giovane super forte, c'è il draft che allora dà il giovane super forte a una squadra che vince la draft lottery, non è che lo danno alla squadra più forte per rinforzarla ancora, no, la danno a una squadra più sfortunata. Poi c'è la draft lottery, c'è una percentuale, ad esempio le ultime tre col peggior record, ad esempio con i meno punti hanno più possibilità rispetto a quella che ha vinto il titolo MLS. Quelli sono altri casi. In Australia, vabbè, più o meno è così, ma il Melbourne, diciamo che non è che domini, però fa pur sempre bene. Però dalle altre parti, Girona, Troyes, prendiamoli come esempio. Il Girona è un po' di anni che è retrocesso e poi per qualche anno ha fatto su e giù, e quindi ha fatto benissimo. Il Troyes si sta rilanciando negli ultimi anni. E quindi, se tanti potevamo pensare, come ad esempio il PSG, perché c'è il momento in cui dicevo che l'avrebbero preso la Salernitana, avrebbero fatto la seconda squadra, loro hanno già tantissime squadre, e viene difficile che il Palermo vada meglio. Prendo una parte del discorso di Sequel. C'era interessato anche James Pallotta, e tanti hanno detto, no, James Pallotta no. E invece sapete che era meglio, perché tanti pensavano che spendano i milioni, ma i milioni, ragazzi, li spendono solamente coi siti. Col City, col Palermo, state sicuri che non spenderanno un centesimo, ne sono certo. E Pallotta era interessato. E era meglio, perché pur magari vendendo i top player, però almeno i soldi li faceva arrivare, quindi c'era sempre, andavamo bene, ragazzi,
la Roma in quel periodo. Certo, Gianni Spallotta non era tanto amato dal pubblico giallorosso, infatti poi se n'è andato per far spazio ai Friedkin. Ma al Palermo sarebbe stato meglio avere uno come Gianni Spallotta, che pur magari dopo un tot di tempo ti vende il giocatore che ha fatto molto bene, però comunque almeno ti ci faceva salire. Invece adesso il Palermo, non pensate che arriveranno tutti questi investimenti, forse qualche giocatore, ma il gruppo del City, i sceicchi del City, si occupano esclusivamente del City, cioè non si occupano delle altre squadre, e questa è la cosa brutta. E quindi il Palermo, secondo me, potrebbe avere uno stop nella propria crescita proprio per questo. Quindi è difficile per me che, in caso, a meno che non arrivano bei nomi come Brunoni, quello del Bomber, non arrivi qualche giocatore forte e non ci sia l'anima in campo, vedo difficile che il Palermo arrivi in Serie A. E vedo abbastanza, con meno possibilità, il Palermo che si salvi, perché non è detto, ragazzi, come il Monza, tanti lo stanno ipotizzando pure in zona Europa, io non lo faccio, però c'è sempre, ragazzi, l'attenuante. Ad esempio, pur prendendo tanti giocatori, ma comunque l'ossatura non c'è più, e quindi anche quello, metti tanta carne al fuoco, è il discorso che ho fatto tante volte, e poi la carne al fuoco non brucia bene, anzi non brucia bene, oppure in caso brutto si brucia proprio. Quindi non date tutto per scontato, perché nel calcio, per fortuna, tutto è possibile. Questo è il mio parere, ragazzi, sull'acquisizione al Palermo da parte del City Group. Non pensate che rivoluzioneranno il calcio, perché non sarà così. Anzi, secondo me il Palermo ne risentirà, e dopo pochi anni sono certo, ragazzi, che diranno: ridateci la vecchia proprietà, fateci avere Pallotta. Sono sicuro, ragazzi, che i tifosi del Palermo tra qualche anno saranno perfettamente così, in questa situazione d'animo. Io, ragazzi, comunque vi saluto. Non mi resta altro che salutarvi. Scusate se ho detto la stessa cosa. Passate su Calcio Pro Extra e tutti i miei altri canali.